splendidi. Avete visto che luminosi che siamo grazie alla lampada comunque del con top. La maglietta bianca non riusciamo tanto a leggere i commenti. No, è vero, è vero, perché sono troppo luminoso. Vai, faccio io lo sfondo. Devi far tu lo sfondo, cioè, io così copro tutto. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Buonasera a tutti, purviste e purviste. Siamo tornati con l'intervistare alla Parvis. E questa sera abbiamo una signorina che ha fatto la storia della nostra nazionale italiana, Martina Rizzelli. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Voi? Tutto bene? Sì, dai, sì, 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 sì. Bene. Iniziamo allora, come al solito, partiamo con una presentazione. Quindi nome, cognome, dove sei nata, cosa fai. Ok, allora, sono Martina Rizzelli, sono nata a Como nel 98, quindi ormai ben 23 anni fa. E niente, faccio ginnastica artistica da ormai un bel po' di anni anche questo, e studio anche, faccio l'università, a breve mi laureo, quindi dai, un po' di cose insieme. Prossima domanda, descriviti con tre aggettivi. Allora, posso dire sicuramente che sono determinata, leale sicuramente e timida. Sono molto timida. Un pregio e un difetto. Allora, pregio altruista, dai. Un difetto, che sono molto testarda. Se quello per me è così, punto e basta, non ce n'è proprio. A che età hai iniziato e perché hai scelto la ginnastica? Allora, ho iniziato che avevo 4 anni e mezzo, quindi ero piccola piccola. Ho iniziato perché ero fuori come una mina, nel senso che saltavo ovunque, non stavo mai ferma, ero incontrollabile. A 2 anni ho fatto il mio primo salto avanti da sola così, e quindi mi sono lanciata, sono salita sul bordo, diciamo le piscine quelle con tutte le palline dentro, sono salita sul bordo, preso, mi sono lanciata, ho fatto un salto avanti a 2 anni, e quindi da lì hanno detto no, mi sa che forse è il caso che vado a fare queste cose in una palestra. E allora continuiamo a parlare di sport e ti chiediamo che sport ti sarebbe piaciuto praticare se non fosse esistita la ginnastica. Allora, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto molto fare tuffi, che comunque ricorda molto la ginnastica, o se no atletica, però non corse troppo lunghe o robe, insomma, perché la resistenza non fa per me, quindi magari i 100 metri potevano bastare, ecco. Qual è stata la tua prima società e qual è la tua società attuale? La mia primissima società è stata la Ginnastica Comense, che è di Como, proprio dove ho iniziato proprio, diciamo, le basi. Poi da lì mi sono spostata alla Ginnica 96, dove ho iniziato a fare le mie prime gare, i miei primi campionati nazionali. Poi ormai dal 2008 sono alla Polisportiva di Fino Mornasco, che è appunto a Fino Mornasco, qua a Como. E niente, quindi vabbè, attualmente faccio parte appunto della società, ho gareggiato e gareggio per la Brixia, ma faccio parte dell'esercito dal 2016, insomma. Chi è il tuo allenatore o chi sono i tuoi allenatori, se ne hai più di uno? Allora, la mia allenatrice, diciamo, è Laura Rizzoli, con la quale mi alleno qua a Fino e con la quale, insomma, ci seguo ovunque con tutti gli spostamenti, però comunque facendo parte anche della Brixia. Il mio allenatore è anche Enrico Casella, comunque il direttore tecnico, perché insomma è l'allenatore della società, ecco. Quante volte ti alleni alla settimana e per quante ore? Allora, mi alleno tutti i giorni. Adesso che sono un po' più vecchia, diciamo, faccio solamente mezzi allenamenti, quindi circa 4 ore al giorno, 3-4 ore al giorno, dipende un po'. E quando ero più piccola facevo anche dei doppi allenamenti, non ne ho mai fatti tantissimi perché ho sempre frequentato, diciamo, scuola normale, scuola pubblica, quindi non ho mai avuto il tempo, diciamo, possibile, però una volta a settimana almeno ho sempre fatto il doppio allenamento. Adesso il fisico non ce la fa più, quindi. Prossima domanda, hai mai avuto dei momenti in cui hai pensato di smettere, e se sì, cosa ti ha spinto invece a continuare? Allora sì, ne ho avuti più di uno nel corso di tutta la carriera, da bambina in maniera particolare. Ci sono stati tanti momenti, soprattutto quei momenti in cui magari iniziavi a intensificare gli allenamenti, comunque c'era anche la scuola, allo stesso tempo vedevi i tuoi compagni, le tue amiche che uscivano, facevano, tu non potevi perché comunque dovevi sempre allenarti, essere presente, eccetera. Quindi ci sono stati momenti, soprattutto magari periodo delle medie, insomma, quel periodo lì un po' più. Però sono sempre riuscita a superare questi momenti grazie comunque ai miei genitori, alla vicinanza loro, comunque alla mia allenatrice, tutti quanti, e a focalizzarmi anche su, diciamo, gli obiettivi, perché comunque sapevo che avrei potuto fare qualcosa di buono e mollare, insomma,
a quell'età sarebbe stato stupido. Poi ci sono stati anche momenti anche più da grande, come per esempio dopo vari infortuni. L'ultimo infortunio serio del braccio comunque è stato abbastanza importante, però ancora ci sono dietro, ci sto lavorando perché mi ha causato abbastanza problemi. O anche quello prima delle Olimpiadi, per esempio, anche lì quello che mi ha fatto continuare, insomma, è stato l'obiettivo delle Olimpiadi, che dovevo raggiungerlo. Quindi, insomma, dopo una settimana dall'intervento sono tornata in palestra, quindi ho detto no, non ci si arrende adesso, ecco. Ma parliamo di cose belle. Qual è il ricordo più bello che hai inerente al mondo della ginnastica? Allora, legato alle gare sicuramente le Olimpiadi, perché vabbè, penso sia per tutte il coronamento di un sogno, quindi alla fine è l'obiettivo che hai fin da sempre, quello che sogni, soprattutto quando inizi a raggiungere un determinato livello, quello è il ricordo più bello. Tutto l'insieme, dalla gara al villaggio olimpico, a, insomma, quello che c'è stato anche prima, nonostante sia stato un periodo bello tosto, quello pre-partenza, diciamo, però comunque quello che ti ha portato a poi a partire per Rio, quindi insomma tutto il percorso per arrivare fino a lì e quello che c'è stato lì. E invece il ricordo più brutto legato al mondo della ginnastica? Allora, più brutto è, a parte gli infortuni, quindi poi tutti i dolori fisici, tutte, e poi soprattutto quei momenti in cui la testa non c'è. Cioè, se la testa ti dice che quel giorno è no, che non ce la fai, quindi non riesci a collegare, diciamo, testa e corpo, quella secondo me è una delle cose peggiori, quasi peggio degli infortuni, perché i blocchi, diciamo, mentali nel fare determinate cose sono secondo me la cosa peggiore. Continuiamo a parlare di infortuni, dato che abbiamo già accennato. Quanti e quali infortuni hai avuto nella tua carriera? Ho avuto diversi infortuni alle caviglie, l'ho rotta diverse volte. La più importante è stata la rottura del malleolo, quindi anche lì a rischio fasi operazione. Poi nel 2015, la settimana prima di partire per il mondiale qualificante, mi sono completamente sfracellata un piede, non esisteva più, e quindi mi hanno dovuta operare, quindi quello. E poi la rottura del legamento a settembre del 2019, che anche quello, insomma, mi ha causato e mi sta causando ancora ad oggi un bel po' di problemi, ecco. Gomito proprio qua, diciamo, questo interno. Hai diritti scaramantici pre-gara? Sì. Allora, no, ne ho tanti, nel senso che siccome più vado avanti con l'età e più l'ansia avanza durante le gare, cioè aumenta durante le gare, uno dice hai l'esperienza e quindi dovresti essere più tranquilla, invece no, è solo peggio, perché da piccola sei incosciente, poi invece adesso ti rendi conto di tutto, quindi dipende, o metto tutte le stesse cose nella stessa posizione già dalla sera prima, o prendo determinate cose nello stesso modo, oppure le mollette lo stesso colore, gli stessi elastici nello stesso ordine, e poi ripeto le stesse frasi in testa prima di partire per l'esercizio, cioè una marea di cose. No. Sì. Attrezzo preferito? Parallela, perché ovviamente però mi è sempre piaciuto molto anche il corpo libero, perché comunque tra tutti alla fine è quello dove riesci a lasciarti andare di più e a farlo in maniera un po' più, non dico spensierata perché no, però in qualche modo riesci a portarlo a casa, ecco. A proposito di parallela, paracalli con la cinghia o col velcro? Cinghia, col velcro le ho provate, oltretutto noi abbiamo iniziato ad usarli tardissimo, quindi nel 2013, abituate dalle fascette così, quindi i primi tempi avevo provato sia uno che l'altro, con lo strappo insomma non riuscivo, mi si spostava, un casino, va bene la cinghia, lo stringo fortissimo e va bene così, sì, sta lì fermo. Con che gamba fai la ruota e quindi da che parte giri gli avvitamenti? Anche qua sono un po' problematica, allora io faccio tutto di sinistra, quindi ruota a sinistra, rondata a sinistra, e jambe, tutti con la gamba a sinistra, quindi la mia gamba bella è la sinistra, insomma, però gli avvitamenti li giro a destra. Per esempio i cambi in parallela io giro a destra, infatti ho sempre fatto volteggio, rondata a sinistra e avvitamento a destra. Preferisci le gare a squadre o le gare individuali? Sinceramente a squadre, perché comunque sono una che ha bisogno del sostegno, ha bisogno del qualcuno che da sotto faccia il tifo in qualche modo, eccetera, anche se comunque in quelle individuali c'è sempre chi è con te, però a squadra comunque c'è il sostegno, c'è proprio la complicità della squadra, e quello poi ovvio, se sei singolo e vinci tu singolarmente è un certo tipo di soddisfazione, ma certo ce l'hai anche vincendo la squadra, però con la squadra comunque, soprattutto se stai in una
bella squadra e ti trovi bene con le tue compagne, secondo me è molto bello il viversi il momento insieme. Ginnasta preferito e ginnasta preferita di sempre? Allora, vabbè, io ho sempre detto, la mia ginnasta preferita da sempre è sempre stata Vani. Cioè, Vani è sempre stata il mio idolo fin da bambina e ad oggi ancora, per tutte le imprese fantastiche che sta facendo, non può che essere veramente la mia ginnasta preferita, veramente, perché la stimo in una maniera incredibile. Ginnasta maschio preferito, ad oggi ti direi Nikita, perché per quello che sta facendo, cioè veramente tira fuori di quelle cose incredibili. Però diciamo, al maschile non ho un ginnasta in particolare preferito, insomma. Quali sono i tuoi hobby? Quindi cosa fai fuori dalla palestra? Studio, quindi quello, diciamo, però non è proprio un hobby. Se no mi piace, vabbè, uscire, fare shopping, fare un po' la vita di tutti quanti, di tutte le persone cristiane, mettiamola così, nel tempo libero, esatto. Principalmente questo, non ho degli hobby in effetti particolari, questo no. Ok, e che cos'è che stai studiando? Scienze motorie. Qual è il tuo genere musicale preferito o il tuo artista preferito? Proprio andiamo su un altro tema completamente. Allora, non ho un genere preferito, diciamo che ascolto principalmente musica straniera, perché musica italiana poca, diciamo, non è molto il mio genere. Musica molto commerciale, non so definire bene i vari generi musicali. Al momento non ho nessuno. Ultima domanda di quelle generali. Sì? Dove ti vedi tra 5-10 anni? Tra 5-10 anni? Allora, non lo so, beh, spero tra 10 anni di avere qualcosa di più, una mia casa, costruire qualcosa di più un giorno, insomma, una famiglia, qualcosa così. Tra 5 anni magari di aver completato gli studi di un certo tipo, raggiungere, diciamo, gli obiettivi che in teoria mi sono prefissata, che sto ancora, diciamo, pensando in maniera definitiva. Dal punto di vista ginnico vedremo, non lo so, è molto, ormai si viva la giornata ad oggi con l'età che avanza. Allora, le domande generali, iniziamo con quelle un po' più specifiche. Iniziamo a parlare degli Eyeoff 2013, dove sei arrivata quinta con la squadra e hai vinto l'oro alle parallele. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Come hai vissuto la gara e se ti aspettavi il titolo alla parallela? È stata una gara bellissima, perché oltretutto la mia prima gara così importante, quindi oltretutto è una gara junior, penso una delle più, cioè è la, penso la più importante insieme agli europei junior. Comunque è stata una trasferta molto sudata, nel senso che avevo un problema alla schiena, ero messa veramente male, con dolori atroci da quasi non camminare, e niente, praticamente in quella gara ho cercato di dare il massimo. Infatti la finale al volteggio ho sbagliato, io ho fatto i due avvitamenti direttamente in finale, io per una settimana, 10 giorni non li ho mai provati, non riuscivo a fare volteggio, li ho sparati direttamente in gara, giustamente li ho sbagliati, e quindi in parallela è stata un'altra avventura. Non mi aspettavo di vincere, anche perché uno, ero veramente messa male con dei dolori allucinanti, in più nei secondi di prova io non ho neanche fatto la prova della prima di salire sull'attrezzo, diciamo, e fare l'esercizio di gara, perché abbiamo avuto problemi con, dato che io usavo ancora le fascette, tutte le altre invece usavano i paracalli, nel sistemare la parallela Lara, poverina, nulla da dire, ha lasciato la parallela fradicia, quindi sono salita per fare la salita di riscaldamento, non sono riuscita a fare niente, sono volata via, e quindi niente, ho fatto l'esercizio di gara diretto, così sparato senza riscaldamento né niente, e quindi tra un problema e l'altro non mi aspettavo addirittura di arrivare alla vittoria, e invece ho fatto l'esercizio della vita in quel momento. Una botta di culo. Ok, andiamo a parlare dei mondiali di Nanning 2014. Sì. Primo anno da senior e prima convocazione mondiale, giusto? Ti aspettavi? Raccontaci un po' la gara, le sensazioni che hai provato in quei momenti e gareggiare per l'Italia, insomma, un mondiale. E anche lì è una bellissima esperienza. Comunque, primo mondiale, ti trovi in un contesto dove hai veramente davanti alcuni mostri. Il primo anno in cui vedevo anche la Biles, perché non l'avevo mai vista anche dal vivo, quindi figurati, è stato incredibile gareggiare con loro.
infatti ero abbastanza un po' persa nel mio mondo, diciamo, perché comunque, però, per carità, ho fatto gli europei eccetera, però è pur sempre una cosa ancora più grande, quindi però una bellissima esperienza, quindi poi un quinto posto a livello mondiale con la squadra, insomma, è stato un grande risultato, un bellissimo ricordo anche quello. Adesso arriviamo alle Olimpiadi di Rio 2016. Cosa hanno significato per te queste Olimpiadi, ma soprattutto cosa vuol dire prendere parte ad una competizione così importante e realizzare il sogno di qualsiasi ginnasta? Cosa si prova? Si prova un'emozione indescrivibile, anche perché noi fino all'ultimo secondo non hai mai la certezza di partire. Poi appunto arrivano da un periodo veramente di stress alle stelle, perché comunque tantissime competizioni, tantissimi ritiri, gli allenamenti belli, belli pesanti, quindi di testa infatti ho avuto anche lì dei blocchi che non riuscivo più a fare il pack in parallela, e lo prendevo qua, l'ho preso di bocca, l'ho preso da tutte le parti, non riuscivo più a fare, quindi era un problema, perché ovviamente io dovevo farla parallela, quindi insomma alla fine anche lì tutto di testa, lavori allucinanti per riuscire a rimettere insieme, e quindi alla fine raggiungere poi quell'obiettivo dopo tutto quel periodo difficile, quei momenti di down diciamo totali, arrivare comunque alla fine, coronare il tuo sogno e portare a termine comunque anche la gara in maniera corretta, in maniera direi anche buona, perché alla fine quello che devo fare, diciamo, sono riuscita a farlo, quindi è stata veramente una soddisfazione incredibile, ecco. Non ho mai avuto un'ansia così in tutta la mia, io che sono molto ansiosa, come alle Olimpiadi, veramente fin dalla mattina prima pre-gara mi veniva da vomitare, prima di entrare in campo, cioè la testa era completamente scollegata. Va bene, abbiamo parlato della competizione, adesso vogliamo sapere, sempre parlando di Rio, un po' la tua esperienza al di fuori delle gare, quindi cosa facevate durante il giorno quando avevate un po' di tempo libero, se seguivate altre competizioni, andavate in spiaggia o vi svaccavate. Io e Elisa, dopo aver fatto la gara di qualifica, non essendoci qualificate diciamo per delle finali, la squadra non si era qualificata, così non potevamo più allenarci nelle palestre di allenamento, perché se non, appunto, non ti qualifichi stai fuori definitivamente da tutto, quindi noi avevamo le giornate completamente libere, quindi andavamo in palestra fitness che c'era lì nel villaggio olimpico, ci allenavamo, oppure andavamo nella sala giochi che c'era Mario Kart, giocavamo alla Wii, quindi io e Lisa litigavamo dalla mattina alla sera perché dovevamo vincere a Mario Kart, quindi passavamo le giornate così. Poi qualche volta no, una volta siamo andate al Cristo con tutta la squadra, quindi abbiamo fatto diciamo la gita tutte insieme, e invece un'altra volta sempre io e Lisa con i nostri genitori, così siamo andate in spiaggia, siamo andate a Ipanema, e quindi anche lì abbiamo visitato un po' queste famose spiagge di Rio. Hai gareggiato anche ai mondiali di Doha 2018 e alle Universiadi di Napoli 2019. Quale tra queste due competizioni ti è piaciuta di più e come mai? Mi è piaciuta di più sicuramente le Universiadi, perché comunque oltre ad aver vinto il bronzo con la squadra, comunque sono entrata anche lì in finale e in parallelo e tutto, e in più soprattutto perché è comunque una competizione internazionale fatta nel nostro paese, è stata un'emozione incredibile, perché veramente c'era il palazzetto che ogni volta che entravamo veniva giù, quindi il tifo che c'era, veramente mai provato così, per carità, sì, ma essendo in casa, giocando in casa, è stato veramente bellissimo. Ogni volta che finivi gli esercizi, veramente sembrava avessi fatto veramente l'impresa della vita, era bellissimo. Hai gareggiato un sacco di anni in Serie A per la Brixia. C'è una gara o un momento particolare che ti è rimasto impresso e come mai in questo momento, se ce ne hai uno? No, della Serie A no, sinceramente non ho un momento particolare, sicuramente gli anni diciamo d'oro della Serie A, dove c'erano proprio i scontri diretti tra noi, la GAL, quindi eravamo sempre lì quindi a combattere, quello era sicuramente i momenti più belli diciamo, perché era proprio vissuta la gara, capito? Però di per sé un momento specifico, un episodio specifico
specifico no, insomma, quindi vabbè, le vittorie dei campionati, quindi comunque lo scudetto eccetera, quello sicuramente. Parliamo adesso di body, allora qual è tra tutti quelli che hai indossato quello che ti piace di più esteticamente e invece qual è quello più significativo? Allora, secondo me uno dei più belli che non ho mai messo è stato quello che avevamo per le Olimpiadi, che era quello, era azzurro e bianco, ma spettacolare, oltre al fatto che secondo me pesava 2 kg con i 3.500 milioni di Swarovski che aveva su, quello era veramente bellissimo. Però di per sé, allora, uno in particolare mi piaceva tantissimo, quello che avevo rosa e nero, che non mi va più, che ho usato agli assoluti del 2016, li ho usati anche agli europei di Berna, o comunque anche se no gli ultimi che ho usato per esempio all'Universiade in qualche Coppa del Mondo, quello acquamarina diciamo, o anche quello nero, che erano abbastanza particolari. Però di specifico anche qua non ne ho uno, diciamo... Dal 2016 fai parte dell'esercito italiano. Raccontaci un po' di questa esperienza e insomma quello che si può dire dell'esercito e del mondo dell'esercito. Insomma. Allora, sono entrata ovviamente per in base dei punteggi sportivi, quindi insomma in base a quello che hai raggiunto, ecco, entri grazie a questi punteggi ottenuti. Sicuramente io devo grazie enorme all'esercito, perché comunque dal 2016 mi supporta comunque anche economicamente, quindi è sicuramente un aiuto, anche uno sprone in più comunque ad andare avanti, perché alla fine si inizia ad andare anche avanti con l'età, a crescere, non si hanno più 10-12 anni, 15, che insomma vieni mantenuto dalla famiglia, è anche giusto a un certo momento avere un attimo di quella indipendenza, quindi sicuramente a loro devo questo grazie per comunque a tutto quello, cioè per tutto quello che fanno, perché comunque veramente non richiedono chissà cosa, cioè solamente che facciamo insomma il nostro lavoro di atleta, quindi sicuramente è stato un supporto enorme e che desideravo tanto e sono riuscita in qualche modo a raggiungere, ecco. Voi fate tipo degli addestramenti particolari, cioè comunque imparate ad usare le armi o qualsiasi altra cosa inerente a... No. Oppure no? Allora, fin quando sei atleta no, nel senso che non devi fare nessuno di questi corsi, poi nel momento in cui allora non sarai più atleta ma diventerai un... diciamo, se vuoi, un militare fatto e finito, allora in quell'occasione sì, nel senso che ti mandano a lavorare in caserma o comunque in determinati posti e lì poi giustamente ti richiederanno determinate capacità, ecco, quindi farai anche quei percorsi veri e propri da militare, insomma. Abbiamo finito le domande specifiche su di te, andiamo alle domande dei followers. Allora, Elisa ti chiede: città più bella che hai visitato e città invece che vorresti, che ti piacerebbe visitare? Allora, diciamo che ho viaggiato molto grazie alla ginnastica, perché al di fuori, giustamente per tutti i vari impegni, non sono mai riuscita a fare grandi viaggi. Quella che più mi è rimasta veramente nel cuore è stata Melbourne in Australia, veramente non so perché, non volevo più tornare a casa, bellissima, una tranquillità in quella città, cioè veramente non lo so, aveva qualcosa di magico, non so, anche, e c'è stato un periodo che ho detto io me ne andrò a vivere lì, perché è veramente bellissima. Ma anche mi ha lasciato sicuramente a bocca aperta Nanning. Uno pensa, era una città oltretutto al sud della Cina, attaccata al Vietnam, così non vai a pensare quale città sia. Invece sembrava di stare a New York, grattacieli, ponti tutti super illuminati, colorati. Una cosa veramente, però l'Australia non la batte nessuno, veramente spettacolare. E mi piacerebbe visitare la mia città che devo visitare da quando sono bambina, in New York, e prima o poi ci andrò in qualche modo. Domanda di Eleonora: ti è mai capitato di subire o vedere abusi di potere nel corso della tua carriera? No, nel senso, né personalmente, ma non assolutamente, neanche in tutte le trasferte che ho fatto, non mi è mai parso di vedere nulla, ecco. Infatti quando sono usciti determinati casi siamo tutti caduti un po' dal pero, mettiamola così. Domanda di Silvia: ti alleni ancora?
ti vedremo prossimamente in campo gara? Mi alleno ancora e sto cercando di ritornare in forma, perché da quell'infortunio, come ho detto prima, sono ancora abbastanza indietro, sto cercando di recuperare. Poi con tutta questa situazione, il braccio, ripeto, non sono riuscita a rimetterlo in sesto a dovere come avrei voluto e con i tempi che avrei voluto, più tutte le chiusure, poi ho avuto il Covid pure io, e quindi insomma un periodo abbastanza pesantino, quindi piano piano vedremo cosa si riuscirà a rimettere insieme, ecco. Prossima domanda di Giulia: elemento più difficile che sai eseguire ad ogni attrezzo? Vabbè, volteggio e due avvitamenti. Parallela, l'elemento più difficile, o i salti, insomma, che ho anche portato in gara, oppure che non ho mai portato in gara, lo zucchero avvitato di uscita. Trave, non so se è il caso di parlarne, non saprei sinceramente. Ho provato anche lì l'uscita in tabac una volta, un po' di anni fa, quando ero meno cosciente di quello che stessi facendo. Facevo un esercizio molto basico, mettiamola così, quindi corpo libero, avevo fatto doppio teso, ho provato qualche volta il doppio teso avvitato, lo zucchero avvitato, però mai da riuscire a portare in gara, ecco. Non... Domanda di Luca: qual è la combinazione più difficile che hai provato a parallela? Ma sinceramente di combinazioni vere e proprie non ne ho mai fatte granché. Prima facevo un sacco di salti, tre salti nell'esercizio, oppure vabbè, facevo lo stalder col giro collegato al cacef, facevo oppure il giro collegato all'uscita, però vere e proprie combinazioni, diciamo, su giù così non ne ho mai fatte. Ultima domanda dei follower: Giada ti chiede qual è l'elemento che hai imparato con più difficoltà? Non lo so sinceramente, perché se proprio era un elemento che si vedeva che non era mio, insomma, non lo facevo perché era inutile continuare a provarlo. Sicuramente qualcosa in trave, ecco, lì anche la capriola avanti probabilmente era molto difficile per me, non lo so. Siamo giunti all'ultima domanda, quella diciamo un po' più importante: magnesio o magnesia? Magnesia. Lo sapevamo. È sempre stata fin da bambina, quindi ormai quella rimarrà sì, e basta. E abbiamo concluso sì. Anche per questa sera. È stato molto piacevole. Molto interessante. Grazie anche per me, assolutamente. Siamo divertiti. Allora ti auguriamo un buon proseguimento. Una buona grazie, serata. Anche un buon recupero da quel maledetto gomito. Grazie mille, dai. Speriamo, ma grazie mille, davvero, gentilissimi, è stato un piacere. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Ciao, buona serata. A voi. Ciao. Va bene, raga. Noi ci salutiamo, buonanotte a tutti, grazie per averci fatto compagnia. Ciao, bellissimi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.